Cabana si girasse. Ui. Canzonettista, io. Oh, ce ne fosse una che conosce la musica. Tagliassi, lei, tagliassi un'idea. Non troverà niente di niente. Ad ogni modo, guarda come non hai. Io torno una voce vuota. Come vuol lei? Tutto voi. Si richiede che vieni Tino Bertone. Tone. Ah, sì. Chi lo sa? Mei frati, ma che si è sciamonito? Mi ne va il mio frate Cinico. Giuseppe, sai, o Frotuzzo, siccome ho messo una firma falsa di avallo, no, chi non mi fa attaccare? Ma mica c'è a dire a così, avrà un boom. Chiave. Avrà un cuore. Lave, è come sul lave. Avrà un cuore anche lui, no? E tu? Carissimo Peppino! Lasciateci solo. Peppino. Sente, quando ho detto hai detto che non mi devi mai chiamare Peppino, eh? Peppone, Peppineggio! Ma non mi puoi chiamare solo Giuseppe? Non te vai, Peppinetto. Ah, sì, vecchia, è la prima volta che ti trovo in te vai. Sì, ma è la prima volta che mi trovo in questa situazione, te lo giuro, sulla tua testa. Ah, per davvero, sulla mia testa. Se tu mi potessi aiutare. Stefano, tu me la fai riconoscere. A cui? A tua figlia. A mia figlia? Certo, è un abisco. Come un abisco? E chi da cancia sempre zona, che sta c'è un niente? Ma c'è che ne sono, ne sono a, tenendo un cubicone in capo, perché non dà. Ma gioia, non sa c'è un niente, cancia, non trovo, non viro. Gioia del mio cuore, affezionata, bella, la vuoi fare il fiore del fango? Ma sei 3 ore che te lo chiedo! E allora tu mi devi fare un favore. Sì, 2, 3, 4, tutti i favori che vuoi. Uno solo. Quale? Agli essere mia figlia. Marta! Paperino! Marta, tuo padre non vuole essere di a meno dai tuoi zii e quindi ti vuole fare un regalo. Ce ne erano 10.000. No! Tutti ti vuole fare un regalo, ecco qua ci sono 20.000 lire e accattati tutto chiedo che vuoi, ecco qua ci sono, molla recimi. Ma che sta facendo, ti sta svegliando, disgraziata, già se ne ha fatto ti una massa. Oh, cadesse, rimestete, Marta. Mi dica una cosa. Che c'è a dire? I sapimenti di una certa Marta Pagano. Marta Pagano? Marta Pagano. Marta sì. Pagano? No, veramente io non la conosco. Non... Ma come? La seconda soubrette, sa, quella un po' rotondetta, un po' formosetta, un po' scuretta. Ah, chi da casculetta? Sì, sì, ora va a stare un danno, sì. No, quella poi se n'è andata, non se n'è saputo più niente, sa, è scomparsa totalmente. Mamma, da cos'è? Mamma, ma già c'è niente. Ah, cos'è? E non lo posso dire. No, mamma, non riuscivo a me, lo cugnate. Avanti, che poi io ti regalo un bello pacco di nucide. Che ti piace? Che però, sì, chi ti sono... Chi ti cozzo? Chi ti che si mangia i scimmie? Sì, chi ti dà? Come ti piace? Allora, sì. Ascoltami. Sì. Tuo frate, sì. Gli avevo ancora quando chi hanno ricattato. A che mi dice il mio, sì. Tu rivolgi un pezzo di terreno sotto la Masca Lucia? Sì, ora vuoi, allora. Giuseppe ci sta fanno costruire una villa. Ah, sì, un ingegnere già portava un progetto. E lo sai per cui è questa villa? Pimmia! No! Pimmata! Pimmata! Sì! La villa Marta! Senta, oh, ma se posso sapere che ti scappavo da Ucca? Oh, che mi scappavo? Che ti scappavo? Ma se ci diceva che tu eri uccido, chi ma tu ci vuoi venire? Ah, ma verità, ciao, sì, sì, e poi non capisci perché giusto, mia figlia. Ci ripeto che io non saccio niente e questa storia mi comincia a farmi nervoliare. No, signoruccia, lei non si deve innervosire, assolutamente, perché se Vito vieni qua e per fare una buona azione di comportarsi di galantuomo e lei e suo marito dovete essere contenti. Io sono Margherita Signori. Ah! La signora Signori. La signora Signori! Sì, signore, ma chi
chi è Ma che piacere di conoscere la signora, signori, che è qua! Lei fa la guardia, così noi ci possiamo baciare. Chiaro? Se lei me lo dice con questa dolcezza, io no, non ci posso dire. Vai, ragione. Vai a chiuderti in camera tua, subito! E non uscirai fino a nuovo ordine, perché questa qui non è una casa di. E visto che non hai voluto dimenticare basta! Il tuo passato, come basta? Ora mi rompisto i sacchetti, e rongia sacchetti! Sì, una dorata! Marta! Lo sapete che vi rego! Lo facete per sciabbenericere tutte pare quando sei! Mi devi togliere da questa situazione, perché il tuo carissimo zio, pseudo zio, vuole che io mi maritasse con Tomaccio. Che cosa? Io, per quel che è possibile, ti posso aiutare, ma mia madre lasciala fuori. Piuttosto, per una volta nella vita, perché non sei sincero con tuo fratello, gli dici la verità, che è stato tutto un imbroglio per scruccarci i soldi? Ma chi sei pazza? Oh, lei, lo sta sentendo, sa perché mi combinavo questo bello spicchio, Quando che io ero la bella Lillì, chi sto per buttare mal letto, mi reso un nome, so frate. Tu avevi detto che se io mi meritava la mazza di Marta, mi eravi 500 meraviglie. Quando Marta era tua figlia, ma siccome Marta non è che tua figlia, queste soldi non ti toccano. Giusto, ma ora paparino, se tu, e ora tu... Scusi, 500.000 lire, perché altrimenti io spiffero tutto a Sara e ci punto tutto cose. No, facciamo 2,50 e non se ne parla più. Sara! Stefano! Ce ne vogliono 700.000 ora! Ma io non sto capendo niente! Io invece sì! Lo capiva, signora, sì! Sì! Vero, Giuseppe, 700.000 buoni motivi per non dire a cella a sua mogliere. A sua mogliere? 700.000 motivi sono buoni. Bravo, prepara l'assegno. È inutile che mi lì. Mia no. So, mango, da qualcuno agli esseri figlia, no? Scusate, non volessi disturbare. Ma t'ha visto a me mogliere? Paparino!